ha reso la pillola anticoncezionale a pagamento. Ma non è questo oggi. Ah, non è questo, è la distribuzione della pillola. Non è un problema. È la distribuzione non è un problema che solo chi ce l'ha. Non è un problema di chi se la può pagare. Per i giovani, per i precari, per chi i soldi non ce li ha e vive nelle case popolari. Il problema c'è solo che a voi non vi... con tutto il va bene, rispetto. Va bene. Io capisco che tu sei arrabbiata. No, no, ma lei non lo deve con la persona sbagliata, no, no, te la prendi. Scusi, lei che cosa rappresenta? Io rappresento... Presidente, dobbiamo fare la sì, io che cosa rappresento? Io rappresento dei principi lei e dei valori. Ma va si vede che non li rispetta, mi dispiace tanto. Bene, perché i vostri principi e valori sono periferici, perché noi nelle periferie non ci abbiamo accesso a nulla, non abbiamo servizi, vi prego, ve ne andate da questa piazza, perché voi non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza. Ve ne andate subito, perché le donne qua, le compagnie, ne dovete andare per avere diritto alla porta accessibile, gratuito, non ce l'hanno, anche per colpa sua. Voi ce l'avete, non ce l'abbiamo, perché ci sono delle donne che il Parlamento l'hanno voluto e hanno lottato per questo, quindi la rottura tra il Parlamento e il fuori non c'è, non c'è, è una grande ma tutti unite con lei. Allora, sa perché non siamo unite? Perché c'è proprio una differenza, che a lei delle persone che stanno nelle case popolari, nei quartieri popolari, non gliene frega niente. A me sì, e quelle persone le difendo. Lei mi dice, ah, il problema è la distribuzione della pillola, però ripeto, non mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata, una legge su carta, la 405, di cui a quanto pare non conosceva manco l'esistenza. Vedi, se tu adesso devi fare questo show, perché... No, non è lo show, io voglio che lei se ne vada. Le vostre di chi? Le vostre del suo partito, del PD? Di quelle che sono state fatte fino ad ora, che ha reso questa manifestazione necessaria. Ma siamo l'unico partito che difende questa legge. A me non mi è sembrato. No, no, no. Allora ve la difenderà Fratelli d'Italia questa no, legge. No, è certo. Ce la difenderà proprio lei, l'alternativa a Fratelli d'Italia. Lei ha detto